Ciao ragazzi e bentornati nel canale del pianeta. No, no. Ah, ciao ragazzi, oggi Luca vi parla di. 7 Days, lo so che ve ne ho già parlato, non vi preoccupate. Ma oggi voglio fare un video un pochettino diverso da quello che è stato il video scorso di 7 Days. E tra l'altro vi lascio la scheda qui sopra per andarlo a vedere se ancora non l'avete visto. Ok, però adesso ho spiegato come suonare questo groove, però in realtà ci serve solo per suonare quel tipo di groove. Quindi ho pensato come posso fare da quel groove là a tirar fuori degli esercizi, a tirar fuori degli spunti nuovi. E quindi ho detto, chissà che cavolo ha pensato Colaiuta quando ha suonato questo groove. Ovviamente, cosa ha pensato Colaiuta? Non lo so e non lo possiamo sapere, però sicuramente la cosa che ha pensato di più è stata il Charleston. Quindi oggi voglio fare un po' di esercizi diversi, cioè andando a tenere cassa d'orlante fissi, cioè cassa d'orlante di 7 Days, farò il groove quello con le due casse, cioè quello praticamente che nel video scorso vi dicevo fosse quello del ritornello, cioè cassa d'orlante fanno tum, tum, pa, tum, tum. Perché? Boh, perché mi piace di più. E andrò a modificare il mio Charleston. Questo lo farò sia sul ritmo di 7 Days, sia su un 4 quarti in un modo diverso, ma poi continuate a vedere il video che vi spiego tutto. Prima però di cominciare il video e farvi vedere tutte le cose, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, andare sui miei social Instagram e Facebook, eccetera, eccetera. Ma non solo, perché l'intro del video di oggi è stato fatto da Michele, che è un batterista e un amico che ha un canale YouTube che deve crescere tantissimo perché è veramente molto figo. Si chiama Il Pianeta dei Batteristi e ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ah, ultima cosa, c'è un PDF, quindi sempre qui sotto vi lascio il link per andare a scaricarlo. Andiamo. Per prima cosa però ricapitoliamo un attimo il groove iniziale. Vi ricordo che è un 5 ottavi con cassa rullante che fanno. E intanto il Charleston in sedicesimi che accenta una nota ogni 4. Adesso la cosa che possiamo fare è lasciare cassa d'orlante, come vi dicevo, sempre uguali, ma accentare il Charleston in maniera diversa. Quindi la cosa che voglio fare adesso è andare ad accentare il Charleston non più ogni 4 colpi, ma ogni 2 colpi, e poi ogni 3 colpi. Ogni 2 risulta abbastanza semplice, ovviamente. Anche se comunque devo dire che la difficoltà tecnica nel fare questa cosa qua col Charleston è già notevole. La vera difficoltà è nel momento in cui vogliamo andare ad accentare il Charleston ogni 3, quindi questo è un bel esercizio di coordinazione, perché in 5 ottavi fare un accento ogni 3 colpi significa avere un groove tutto storto completamente, ancora peggio che accentare uno ogni 4 come 7 Days normale. Quindi il nostro Charleston adesso farà. Proviamoci, ve lo faccio sentire prima piano e poi veloce. Un po' più veloce. E fin qui tutto bene, però in realtà c'è un problema. Quante volte ci capita di suonare un pezzo in 5 ottavi? Praticamente mai. Quindi adesso praticamente dobbiamo trasformare questi esercizi che abbiamo appena fatto in un normalissimo 4 quarti, così da poterlo usare più spesso. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a tenere un ritmo in 4 quarti con Charleston in sedicesimi normalissimo, cioè questo. Poi andiamo a modificare gli accenti che diamo al Charleston. Diamo prima l'accento ogni 2, poi l'accento ogni 3, poi l'accento ogni 4. L'accento ogni 4 non è che serva così tanto, ma vabbè. Poi proviamo anche dare l'accento ogni 5 colpi di Charleston. Andiamo a suonare tutto. Via, 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 via. Quindi cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. E adesso cominciamo con gli accenti di Charleston ogni 2 colpi. Quello praticamente più semplice. Andiamo adesso a quello un pochettino più tosto, cioè un accento di Charleston ogni 3 colpi. Un accento ogni 4, di nuovo abbastanza semplice. E infine un accento ogni 5 colpi. Spero che questo video, non tanto di spiegazione della canzone, ma un po' più didattico, vi sia piaciuto e vi sia servito soprattutto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e datemi anche altre idee. Io qualcuna ce l'ho già perché nel video vecchio mi avete scritto un bel po' di canzoni e alcune ce l'ho già in mente da spiegarvi. Io vi ricordo ancora, per prima cosa, di scaricare il PDF che trovate cliccando nel link qui sotto in descrizione e poi anche ovviamente di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!